ricordo di oggi. Oggi siamo qui a Massarosa per un evento importante. Vi voglio riprendere anche la bellissima chiesa che è qua dietro. Ripeto, siamo a Massarosa, in provincia di Lucca, per un evento speciale. Mio nipote fa la prima comunione. Oggi nel cuore di mio nipote entra Gesù e speriamo che gli sia vicino per tutta la vita. Anche gli applausi. Come se l'avessero fatto apposta. Vero? Era un po'? Questa è la seconda volta che veniamo in questa chiesa per due fatti importanti, per il battesimo e per la comunione di chi? Facciamo parlare alla nonna del nostro nipote Nicolas. Non la senti, lo leggiamo noi o qualcun altro, vuol dire, ognuno è bello che, no, esprima quello che sente, se vuole. Ok? Detto questo, rialzate le mani, chi lo vuole leggere, per favore? Allora, abbiamo due, ne abbiamo tre. Non mi riguardate, non mi ripiego. Uno, fatto, e vediamo se si ambiente al volo, lo faccio fare al volo. Uno, due, tre, quattro. Nessuno, va bene? Cinque. Se fate le federali, se volete, sì. Perché è una cosa per cui si è proposti giovedì alle prove, va benissimo, è anche bello, perché uno dei primi servizi, anche uno dei primi servizi che si fanno poi anche per la comunità.
Ma dove sei? Abbiamo bisogno di tutta la piazza perché siamo grossi. Io almeno. No. Tira per me. Sofì. E qui tra noi ragazzi vi accompagniamo nel campo del lavoro. Il sacrificio della formazione è il primo campo. Chi invece non ce l'ha e si prende tutti i sei campi che è il numero 209, cambiamo il Thank you.
Guaycina la baba, la muana, la ruta nazis. Ha detto proprio bene, è piaciuto, vero? Ci avete capito nulla? Aspetta, che ora la dice Leandro, vedrei che è più facile. Quisner di maladata, la manna, la ruta. Adesso è chiaro. Ma come no? Veniamo nel modo di fare. Uno comincia a capire, shhh, ci vorrebbe anche il francese, scusa. Au nom du Père, du Fils e di Saint-Esprit, amen. Poi potevo cercare anche il tedesco, ma l'ho fatto un tempo, perché non ce l'avevo. Ho cercato il cinese e il giapponese, non ce l'ho fatto. Lo faccio in italiano. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Erano le stesse cose, me lo ridici poi, guardate il pubblico perché non la stavolta fa una insegna. Qui se ne rimane data, la rotta che ti fu. Amen. Avete visto che è uguale? È quasi la, cioè, è la stessa cosa che sta fare la vita a noi. Per chi registra, per chi passetta, ci siete abituati, prendiamo un po' fuori di testa. Allora, questa cosa qui, di una frase detta in tante lingue, non è un'invenzione di Don Giorgio che stamani che sto io ha bevuto qualche cosa che uno deve. No, c'è scritto anche nella prima lettura, vedete qua il vostro foglietto dove c'è scritto e loro intendevano con la loro lingua di casa un miracolo, è il miracolo dello Spirito Santo. Ma sapete perché il Signore ha voluto fare questo miracolo qui dello Spirito Santo? Ha voluto fare questo miracolo qui per insegnarci una cosa, che non siamo tutti uguali uguali. Oddio, ci si assomiglia. Tutti abbiamo due braccia, due gambe, quasi tutti, ma insomma, in generale, una testa qui in cima, eccetera, eccetera. Poi qualcuno è un pochino più chiaro, qualcuno un po' più scuro, qualcuno un po' più giallo, qualcuno, c'è qualcuno di blu, no, forse lo troviamo su un altro pianeta. Però vi assicuro che mi ci sono trovato anche in Africa, che se per caso uno si fa del male, il sangue è rosso per tutti quanti, è uguale. Che tutti quanti abbiamo tante tante cose comuni. Anzi, le cose che sono comuni, e parlo di comuni, le cose comuni il giorno della comunione, lo faccio apposta, le cose comuni sono molto più numerose e molto più importanti di quelle che ci dividono. Discorso che faremo con calma, magari in altri semestri. Quel giorno lì erano tante lingue diverse, ma tutti dicevano la stessa cosa, o tutti comprendevano la stessa cosa, come abbiamo fatto noi. Pisner di Maladata, o non di Per, in Denei Monte Fada, in Israele l'ho anche imparato, scusate, mi è rimasto dietro, e anche con lo spagnolo qualche difficoltà. Tante lingue diverse, ma un unico messaggio. Un'unica cosa da dire. È quello che succede all'interno della Chiesa. Noi siamo qui a Massarosa oggi a fare la prima comunione e si parla italiano, oddio, anche tre lingue, tre parole di qualche altra lingua, ma magari c'è qualcun altro che sta facendo la prima comunione adesso in Ruanda, o forse in Congo, ho preso la suora un'altra volta, che faceva, eccola, o forse dall'altra parte. E tutti quanti ricevono lo stesso Gesù. Questa è una cosa importante, perché se parliamo di comunione, qualche volta uno pensa che si parli di roba da vivetti. La comunione è una cosa soprattutto da adulti, perché se si continua a fare divisioni, questo è mio, questo è mio, questo è abbiamo scoperto che si diventa tutti più poveri. Uno diventa ricchissimo e quell'altro muore di fame. Un altro discorso da fare un'altra volta. Il metterci e sentirci. La seconda lettura, qui non andate a cercare perché è più complicato, ma a un certo punto dice il frutto dello spirito è amore, gioia, pace, e poi ne dice tanti altri, magnanimità, benevolenza, bontà. Ma fermiamoci,
amore, gioia e pace. Allora, forse è il Signore che chiede di portare lo spirito del Signore anche quando si gioca a pallone. Lo so che qualche volta il coach non riesce sempre a vedere, no, l'importante è cercare di vincere perché siamo bravi e perché ci si diverte, non perché abbiamo fregato. Se non vincere perché ha fregato, non c'è qualcuno che parla tra voi, che fa palestra. E la stessa cosa che pare che possa essere anche lì, portare pace, gioia e amore. Oppure altre cose, cioè mi fanno molto. E poi ce ne sono tante altre. Io direi che grazie. Credo che siccome siete furbi, voi mi avete capito al volo. Che cosa ci chiede il Signore oggi, quando voi fate la prima comunione nel giorno di Pentecoste, rosso come lo Spirito Santo? Ci chiede di essere gente furba, che invece di mettere davanti il faccio come mi pare, voglio fare...
detto niente. Senti ragazzi, thank you.
giornata di festa, ci auguriamo essere per voi solo l'inizio di un nuovo viaggio, noi genitori desideriamo ringraziare tutti i nostri catechisti, Federico, Nicola, Irene, Tina, Stefano, Paolo, Davide, Luca, Cora, Giorgia e Alessio, che vi hanno seguito nella catechesi. Vi ringraziamo in particolare per le premurose attenzioni e per la dedizione con cui hanno affrontato questo impegno e per essere testimoni reali del Vangelo. In questa società, che molto spesso propone modelli lontani dai valori di fede, ringraziamo il Signore per il dono che ci ha fatto, con speranza che tutto ciò che voi catechisti avete seminato nel cuore dei nostri figli possa germogliare. Siete veramente un grande dono di Dio per la nostra comunità. Voi avete saputo trasmettere a questa nuova generazione l'amore per la vita interiore, l'ascolto della parola di Dio e l'assiduità nella preghiera con il Signore. Auspichiamo quindi che possiate essere sempre al loro fianco e per loro testimoni di fede, amici capaci di accoglierli ed ascoltarli e maestri che riescono a trasmettere la parola di Dio con un linguaggio a loro comprensibile. Non vi siete mai stancati di cercare strade nuove, ricche di fascino per i ragazzi, coinvolgendoli in attrattive che con il gioco, la musica, lo sport, lo stare insieme li hanno uniti fra loro. Avete acquisito con loro un rapporto speciale, mediante il quale hanno potuto soddisfare la loro sete di conoscenza e di sapere, fornendo loro uno strumento valido da 2000 anni, il Vangelo. Desideriamo quindi rivolgervi il nostro augurio per quello che non deve essere visto come un lavoro, ma come un'opportunità di aiutare una comunità a crescere secondo valori cristiani. Ci auguriamo che anche nei prossimi anni la frase che vi contraddistingue sia quella indicata da nostro Signore: lasciate che i bambini vengano a me. Grazie di cuore. Di Caterina e Valerio. No, l'ha saltato. Davvero? Beh, adesso finisce la sera, tranquillo.
poi dopo c'è la benedizione, un canto, e dopo il canto ci mettiamo qui per la foto tutti quanti insieme. Finita la foto insieme, poi c'è tutto quello che volete, famiglia senza famiglia. Dio che hai dato alla tua Chiesa la comunione ai beni del cielo, custodisci tu il tuo dono, perché in questo cibo spirituale che ci nutre per la vita eterna, anche per gli altri che sono qui e ciascuno, che sono a casa. Il Signore sia con voi e vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. In nome del Signore andate e portate.